Benvenuti alla lezione di teoria numero 6. Allora apriamo il nostro manuale a pagina 7 e troviamo il paragrafo simboli. Quindi da oggi in poi, da questa lezione in poi, da questo punto del manuale del nostro studio troveremo dei segni e questa pagina possiamo averla come riferimento per ricordarci quale sarà l'effetto prodotto da questi segni. Quindi abbiamo le tre colonne, vedete in alto. Simbolo, denominazione e effetto. Quindi a sinistra vediamo proprio il simbolo così come viene raffigurato. Nella colonna centrale il loro modo di chiamarli, quindi la loro denominazione, e a destra l'effetto prodotto. Quindi analizziamo già la prima riga, abbiamo una doppia P, questa indica pianissimo. Quindi l'effetto sarà la produzione di un suono di debolissima intensità che io otterrò. Innanzitutto senza caduta sulla prima nota, ma in ogni caso senza articolazione. Quindi io proverò, vedete l'oscillazione del polso, magari a sospendere un po' il peso del braccio e ad andare leggermente fino al fondo del tasto senza articolazione, in modo da avere un suono molto molto debole. Con la P, seconda riga, piano, debole intensità, magari, ecco, vedete l'oscillazione del polso, posso giocare quindi con la sospensione del polso per lasciarlo un po' più di peso e quindi sempre senza l'articolazione delle dita, magari con l'affondo un po' più deciso, però con un maggiore peso del braccio che mi consente quindi di avere un suono di debole intensità. Terza riga MPMF, quindi un mezzo piano, mezzo forte, quindi suono di media intensità. A questo punto il peso del braccio maggiore e posso giocarlo affondando con maggiore decisione, vedete, insomma, la pressione del tasto del dito, oppure posso sospendere un po' il braccio e articolare leggermente. Poi dipende anche dall'agilità del passaggio, se è un passaggio rapido o se è un passaggio lento, quindi se ho più bisogno di articolare, oppure invece se sono note più lente, di durata maggiore, posso invece articolare poco e giocare appunto con la pressione ed il peso del braccio. Quarta riga abbiamo forte F, quindi forte intensità, se è la prima nota a questo punto farò la caduta. E tutte le altre anche con una articolazione già più decisa e un peso del braccio magari non eccessivo perché posso conservare così ancora un'escursione di dinamica e quindi di intensità per quando avrò, come vedete alla riga successiva, fortissimo doppia F e quindi un maggiore peso del braccio anche con un vigore maggiore sulle articolazioni, quindi una corsa del dito maggiore. Ricordiamo che le articolazioni sono applicabili maggiormente con note di lunga durata, altrimenti di note breve durata io giocherò di più col peso del braccio e l'articolazione sarà ridotta a quel tempo consentito, insomma, che rimane alle dita per riuscire, alle dita per riuscire ad alzarsi e riabbassarsi. Quindi. C'è ancora tutto il tempo anche a questa velocità più sostenuta di articolare le dita, cosa che poi vedrete anche sulla parte tecnica. Vediamo la riga successiva SFZ, che può essere anche inteso con quella V capovolta o ancora dopo con la V coricata. Questo è un sforzato oppure accentato, quindi produrre un accento marcato sulle note. Quindi mettiamo che io sto suonando dal Do al Sol, l'ultima nota sarà sforzata e quindi accentuerò molto di più, facciamo sul Do, ecco, magari venendo da un piano è più facile poi avere questo sforzato, se veniamo da un suono già forte, allora dovremo ancora di più calcare con l'articolazione e con il peso del braccio. Alla riga successiva abbiamo la V capovolta col puntino al centro e questo ci dice che l'accento è staccato, quindi accento staccato, quindi nota da accentare e da staccare. Mettiamo dal Do al Sol il Sol con questo segno e quindi avrò questo pure sul Do, vedete, quindi accentuo la nota, quindi accentuo la nota e la stacco subito dopo. Riga successiva, puntino. Ecco, questo puntino lo possiamo trovare in due modi. O sopra,
la nota o a fianco della nota. Allora, nel caso che sia a fianco della nota, un po' verso l'alto, viene chiamato punto di valore e quindi l'effetto sarà di aumentare la durata di questa nota. L'aumento di questa nota sarà della sua metà, quindi la nota verrà aumentata della sua metà. Mentre invece se è uno staccato verrà posto sopra o sotto la nota, sotto il cerchietto, badate bene, sotto il cerchietto, e produrrà una nota staccata e quindi in questo caso con un rimbalzo del polso. Ecco, immaginate tutte queste note staccate, ma non accentate. Ce ne potrebbe essere una sì e una no. Quindi caduta e staccato, quindi senza accentarla. Vediamo adesso la riga successiva, abbiamo un archetto con un punto al centro, questo viene chiamato corona o punto coronato. L'effetto è di fermare il tempo a discrezione dell'esecutore. Bene, allora in questo caso occorre invece quindi mostrarvi un esempio proprio sul pentagramma in modo da avere una più chiara realizzazione, quindi sapere bene come realizzare questo effetto. Ecco, allora vediamo la figura, abbiamo un tempo tre quarti, quindi vedete abbiamo la corona alla terza battuta sulla nota minima col punto e poi anche sempre la terza battuta a sinistra sull'ultima nota, mentre nell'ultima battuta abbiamo su tutte e due le note il minima col punto. Quindi vediamo come eseguire questa corona. Quindi tempo tre quarti abbiamo 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Ecco, quindi che ho fatto? Alla terza battuta ho aspettato di giungere anche con la sinistra sulla corona, quindi la minima della mano destra aspetta insieme alla sinistra, quindi sarà 1, 2, 3, mi fermo e poi dopo continuo 1, 2, 3, stessa cosa quindi qua 1, 2, 3, quindi conto il valore delle note e poi mi fermo a discrezione mia, insomma, quanto mi sembra che sia opportuno fermarsi. E allora quindi vediamo alla riga successiva un simbolo denominato ritornello o ripetizione. L'effetto è di ripetere da capo, però proprio dall'inizio dell'esercizio o del brano musicale. Quindi vedete questi due puntini a sinistra di una doppia stanghetta. Quando alla fine di questa battuta troverete questo segno, dovete ripetere tutto da capo. Quindi abbastanza semplice. Cosa invece diversa, alla riga successiva abbiamo lo stesso segno però due volte, una volta con i puntini a destra della doppia stanghetta, una volta con i puntini alla sinistra della doppia stanghetta. La denominazione è la stessa, ritornello o ripetizione, però cambia l'effetto perché anziché ripetere tutto da capo dall'inizio, dobbiamo ripetere le battute comprese tra i due segni. Ecco, allora vediamo la figura, abbiamo 5 battute. E come vedete il primo segno si trova all'inizio della seconda battuta e il secondo segno si trova alla fine della quarta battuta. Quindi io dovrò cominciare chiaramente dalla prima battuta e ripetere, quindi suonare due volte la seconda, la terza e la quarta e poi dopo aver ripetuto queste due battute, queste tre battute, proseguo andando avanti alla fine alla fine, quindi sulla quinta battuta. Andiamo a suonare, quindi io avrò 1, 2, prima battuta, poi la seconda, 1, 2, 3, 4, terza battuta, 2, 3, 4, quarta battuta, 2, 3, e di nuovo seconda, 2, 3, 4, terza battuta, 3, 4, quarta battuta, 3, e poi vado avanti a concludere sulla quinta battuta. E allora alla colonna successiva abbiamo, alla riga successiva abbiamo questa forbice che si allarga, forchetta, insomma come viene chiamata, indica crescendo, denominazione crescendo, e quindi vuol dire aumentare gradualmente l'intensità, quindi partire da un volume che è già indicato, che potrebbe essere un piano, un forte o un mezzo forte, e quindi aumentare
vedete, quindi io sono partito molto leggermente e poi ho aumentato sia l'articolazione che il peso del braccio. La colonna, la riga successiva invece la forchetta si chiude, quindi diminuendo, quindi tutte le note comprese nell'arco di questa forbice, di questa forchetta, vanno diminuendo gradualmente, quindi al contrario parto forte e finisco leggermente, alleggerendo sia l'articolazione che il peso del braccio. Vediamo adesso a quest'altra riga, abbiamo questo segno 1 sotto questa parentesi quadra coricata e la denominazione prima volta, quindi da eseguire alla prima esecuzione. Ciò vuol dire che subito dopo ci sarà un segno di ritornello che ci indica di ripetere da un punto e quindi la seconda volta che rifacciamo tutto lo stesso numero di battute, dobbiamo saltare questa battuta e andare direttamente a quella dove è indicato invece il 2 sotto questa linea. Ecco, allora osserviamo adesso la figura. Ho preso come esempio una delle canzoni che ho inserito nella raccolta Grandi Successi Internazionali, il repertorio del pianista moderno, e quindi andiamo a vedere dall'inizio. Come vedete, Yesterday, allora abbiamo le prime due righe complete. Alla terza riga, quindi abbiamo alla prima battuta questo segno numero 1 sotto la parentesi quadra coricata, c'è il segno di ripetizione, quindi io andrò da capo, quindi dall'inizio del brano, rifaccio le due righe, quando vado alla terza riga salto la prima battuta, vado direttamente alla seconda battuta per proseguire poi l'esecuzione. Quindi mostriamo da capo e vediamo. Esecuzione. Terza riga e da capo. Ripeto tutte e due le righe. E a questo punto vado direttamente alla battuta seconda. E poi proseguo sull'ultima, quindi abbastanza semplice. E allora, andando avanti con la riga, abbiamo poi questi ultimi cinque segni, cinque simboli che sono dette alterazioni, di cui poi parleremo anche in una successiva lezione di teoria. E quindi abbiamo quindi il primo chiamato diesis, innalza la nota di un semitono. Il bemolle la abbassa di un semitono, poi il doppio diesis che innalza la nota di due semitoni, quindi di un tono, il doppio bemolle che abbassa la nota di due semitoni. Infine abbiamo il be quadro che annulla l'alterazione. Il be quadro potrebbe essere anche usato per annullare uno dei due doppio diesis o doppio bemolle. Però poi sono figure che vedremo meglio nel dettaglio successivamente e in ogni caso hanno sicuramente un uso molto molto più limitato rispetto al diesis e il bemolle. E allora per questa lezione è tutto, vi rimando alla successiva, vi ringrazio sempre di seguirmi, mettete un bel like, scrivete qualche cosa, scrivetemi sui commenti se avete bisogno di chiarimenti su altri segni che incontrerete. E poi magari accendete la notifica per sapere dei prossimi video. Ciao e buona lezione!